si sta anche fuori. L'azienda a oggi, cioè venerdì scorso, aveva confermato il rinnovo dei contratti a termine e aveva smentito tutte le voci, il sindacato ci aveva smentito tutte le voci che circolavano in azienda e dove ci davano preoccupazioni riguardo all'investimento sul flot, il rifacimento del flot eccetera. Ieri il sindacato è stato convocato e gli è stato comunicato che il forno verrà spento a luglio, che non c'è la data di rifacimento, verranno licenziate 45 persone fisse da Saint-Gobain più altri 30 tra contratti a termine e interinali. E oggi quindi non ci sono prospettive di investimenti e quindi siamo tutti molto 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 preoccupati. A gruppi, cominciamo ogni 2 minuti, attraversiamo e rientriamo. No, si sta a sedere! Non si può fumare però. Stamattina abbiamo fatto questa iniziativa per dare una risposta, una prima risposta a quelle che sono state ieri le decisioni dell'azienda in confronto a noi. Questa è una prima decisione. Ora vedremo poi quando torneranno i sindacati e stileranno una piattaforma che ci consenta di portare avanti un discorso magari più lungo e più unitario possibile. Bisogna che le istituzioni locali, provinciali, regionali si prendano le sue responsabilità. Ma io lavoro da qui da 33 anni, che 32 che lavoro, per cui... Se l'aspettava questa situazione? No, assolutamente non me l'aspettavo, perché voglio dire, a parte diciamo la crisi strutturale che c'è nel mondo, però secondo me questa è anche una crisi un po' speculativa che fa la Saint-Gobain. Qui abbiamo un terreno che la Saint-Gobain ha venduto a peso d'oro, quando poi in realtà era un terreno non edificabile, ci verrà tanti di quegli appartamenti lì. Quindi la Saint-Gobain ha preso i soldi e poi... Poi le multinazionali oggi sono così, non è solo la Saint-Gobain. La bandierina la spostano da un posto all'altro e via, non ce n'è. Rispetto alle informazioni che vi hanno dato, alle motivazioni che vi hanno dato di questi esuberi, lei che cosa ha da dire? Non si capisce come possano gestirli in maniera indolore, perché voglio dire, c'è gente che i più anziani gli manca sempre 5 anni a andare via, non capiamo come possano risolvere questo problema. Io sono l'unica donna operaia e sono orgogliosa di esserlo. Grazie ai miei colleghi mi hanno dato tanto. Mi dispiacerebbe, cioè io voglio che la fabbrica continui per sempre. Anche perché rappresenta la nostra storia, Pisa, che è una città bellissima. Io quando ero bambina, quando passavo di qua, io andavo al mare, verso il mare, vedevo tantissimi colleghi uscire dal lavoro. E pensa che erano quasi 3.000 persone. Dice, aspetta, si butta la pasta, poi... No, oddio! Mi sembra che tra i lavoratori ci sia unità, insomma. Per ora vedo di sì e penso che sia anche giusto, perché insomma qua sono 400 famiglie che oltre a 280 dipendenti della Saint-Gobain ci sono la logistica, c'è le ditte di pulizie, ci sono insomma persone che gravitano intorno all'azienda, ce n'è tante, logicamente insomma più uniti siamo meglio è. Bravo, bravo! Niente da dire, fra un po' tra 2 anni importante che siamo compatibili. Sì, l'altro ci ha fatto per un bel po' di tempo. A me interessa credo che ci abbiano solo io devo garantire ma lei alle altre persone assicuri tutti, poi io faccio il suo, non si fa niente. L'importante è che ci mettiamo assolutamente, però dobbiamo contemperare le esigenze di tutti. Sì, ma gli ho già detto a quello, lei faccia il suo, avete bisogno, poi non si fa il nostro.
ce la voleva verso, ma tutti quanti anche noi ci facciamo. E noi ci siamo messi proprio guarda male. Che succede? Siamo in rivolta. Vedo, sì. Che è sempre la storia del forno che non lo fanno. A giugno si va tutti a cassa integrazione. Avete cambiato il piano del regolatore, l'avete fatto tutto, mi hanno fatto una promessa, non la mantengono? Cioè, ma qui siamo a dei livelli proprio. Cioè, noi ci vuole anche confrontarci col sindaco, con le istituzioni del comune, eccetera, eccetera, perché. Ieri è precipitata la cosa perché sono arrivati, hanno chiamato i provinciali, hanno convocato i provinciali, hanno comunicato che il forno verrà spento a luglio e non c'è una data, non c'è un programma di investimento qui su Pisa. Ci hanno chiesto gli straordinari il sabato, abbiamo fatto gli straordinari. Hanno preso interinali, contratti a termine, tutto, e ora in un momento di crisi vorrebbero prendere baracche e burattini e chiudere tutto. Non mi sembra proprio una politica basata solo sul profitto, non si dovesse fare a finire. Cioè, questa è la proprietà, come ma anche le istituzioni devono fare su parte. Le istituzioni devono fare su parte. Questa è la proprietà, le istituzioni devono fare su parte. Queste sono cose complesse. I problemi ce l'hanno tutti, però devono mettere nero su bianco. Quando si arriva al 30, e si vuole mangiare. Cioè, una multinazionale. Perché lei la prende sotto un altro aspetto, noi no. Io quando arrivo a casa, ho due figlioli e voglio mangiare. Una multinazionale si fa tante chiacchiere, ma in momenti di crisi si investe anche in nuove tecnologie, nuovi prodotti, si fa ricerca, si fa una strategia di. Qui non c'è niente, si viaggia a vista, ci dicono. Sì, non c'è una voce precisa, non c'è un programma di nessun genere, ma come bisogna vivere? Alla giornata però. Noi ci hanno detto mettere a casa 70 persone e che il forno lo spengano. Noi oggi sta solo questo, non c'è altro. Sempre bisogno di lavorare, sempre bisogno, le ferie non te le davano, sempre, sabati. E poi improvvisamente non c'è più lavoro, è strana la storia, molto strana. Poi improvvisamente all'inizio febbraio il vetro non si vende più, non c'è più bisogno di noi. Dopo due mesi il risultato è questo. Io qui, sono 18 anni che lavoro qua. Sì, ma io vengo da Firenze signora, Io tutti i giorni vengo da Firenze qua, È troppo sacrificio, ma si fa con soddisfazione finché c'è da lavorare, ora forse va più niente.